Prima trasferta decisamente amara per il Fidenza che in casa del Bigolzone perde per 2 reti a 0. La partita è stata interpretata con lo spirito e l'attitudine sbagliati, in quanto gli avversari erano sempre vincenti nei contrasti e sempre primi nelle palle vaganti. In un match dalle poche emozioni, le palle gol fidentine sono state veramente poche. Da sottolineare due errori arbitrali, ma da non usare come alibi: un gol ingiustamente annullato a testa e il rigore nato da un fischio molto al limite. Per quanto la classifica sia instabile dopo appena 2 giornate, la posizione è da playout. Ora testa e motivazione indirizzate alla prossima partita contro l'Aurora. Il gol arriva al 14esimo. Platè lancia sul fondo per il cross Cortellini, palla che dopo qualche tocco finisce sulla testa di Helamel che gira in porta per l'1-0 del Bigolzone. È il velo di Seletti che però lascia libero davanti alla porta Helamel. Primo gol per lui. Altra occasione importante per il Bigolzone con Seletti che trova solo la traversa con questa grande rovesciata su una palla messa fuori dalla difesa. Helamel sfiora la doppietta con questo tiro insidioso in scivolata su una palla vagante che aveva scavalcato Gallicani. Al rientro in campo Alessandro testa su cross di Lusignani, trova la rete del pareggio annullata però per fuorigioco nonostante ci sia stato un tocco evidente e volontario da parte del difensore avversario. Minuto 55, De Lazzari atterra Helamel in area e nonostante sia il primo ad arrivare sul pallone, l'arbitro punisce la sua irruenza, è calcio di rigore. Gallicani contro Platè, il numero 1 intuisce la direzione ma la palla è troppo angolata, è 2-0. L'ex Fidenza Orru imbuca per Alem che angola bene ma Gallicani ci mette il guantone. Ci sono anche 2 occasioni per il Fidenza prima che la partita si blocchi definitivamente. Scarinzi appoggia per la botta di Zanni che va però a sbattere contro Raffetti. L'ultima palla gol è al 63esimo con questa punizione di Verduri che termina però alta, finisce 2-0.